Bene, buonasera e grazie naturalmente agli organizzatori di questa giornata. Secondo me è stata una bellissima giornata. Ho scelto questo titolo perché è un periodo in cui nel dibattito sociale e politico si usa molto il termine radici. Ed è un termine da prendere sul serio, perché la nostra identità è una cosa che dobbiamo prendere sul serio. Il fatto però che questa metafora non va presa troppo sul serio a sua volta, insomma, per quanto ne sappiamo noi, per quanto è stato detto oggi negli interventi della mattina, per quanto ci dice la genetica, in realtà noi radici fisse ne abbiamo avute davvero molto poche. Ed è qui il titolo, una specie migrante. La presenza di Giorgio Manzi tra il pubblico mi costringe a una precisazione che mi farà perdere un minuto, per cui chiedo al Presidente poi di permettermi di recuperare, perché questa figura a me piace, Giorgio dice che è sbagliata. È sbagliata nel senso che le forme umane che vedete rappresentate da colori diversi, probabilmente non sono mai vissute tutte quante allo stesso tempo. Fatta questa precisazione, che spero calmi il mio amico Giorgio, questa immagine mi serve per dire che mentre noi eravamo in Africa, occupavamo quella regione che vedete indicato in arancione, altrove nel mondo c'erano delle altre forme umane. Alcune, Neanderthal, Homo erectus, le conosciamo fino dall'Ottocento, come ci ha raccontato Giorgio questa mattina, altre sono invece delle nuove forme umane, battezzate col nome di specie, anche se qui il concetto di specie secondo me non aiuta molto a capire le dinamiche che sono avvenute. L'uomo di Denisova, quella mano che vedete non è dell'uomo di Denisova, la cosa importante è quel pallino scuro, è un pezzo di una falangetta di un mignolo, da cui si è riusciti a estrarre un DNA che non è né neandertaliano né di sapiens, per cui l'uomo di Denisova è la prima specie definita non sulla base della sua anatomia, che non conosciamo, ma sulla base del suo genoma. E poi altri arrivati recenti, l'uomo di Flores, di cui abbiamo appena sentito parlare, e anche quest'uomo di Luzon, che è invece, se non sbaglio, del 2019. A un certo punto, e c'è tutto un dibattito ancora in corso di cui non parlerò, sulle modalità e sui tempi di questa uscita dall'Africa, però Sapiens esce dall'Africa. Ci sono due posizioni, insomma, si discute. Sicuramente siamo usciti da nord attraverso quello che adesso è l'Egitto e l'attuale Palestina. C'è gente che crede, io sono tra di loro, che prima, in un momento precedente, ci sia stata anche un'uscita diretta verso il sud-est, la cosiddetta rotta meridionale, ma non è di questo che vi voglio parlare. Vi voglio parlare invece delle conseguenze genetiche di questi movimenti, e poi mi concentrerò soprattutto su una delle tante migrazioni che conosciamo, la migrazione europea. Perché si migra? Ecco, 190.000 anni fa circa compare il primo sapiens in Etiopia, e per 18-19esimi di questa storia abbiamo vissuto di caccia e di raccolta. E ci sono ancora delle popolazioni di cacciatori e raccoglitori in Brasile, in Nuova Guinea, anche in Africa, e sono gente che si muove di continuo. Si muove di continuo perché deve andare dietro alle prede o perché magari viene scacciato dal punto in cui si trova da un qualche evento catastrofico. In sostanza, anche allora, come oggi, si migrava per due motivi: perché si deve, perché non si riesce più a stare bene nel posto dove si sta, o perché si vuole, perché si decide di andare a vedere cosa ci sta al di là della collina. Questi movimenti naturalmente avevano caratteristiche diverse, c'erano delle popolazioni umane, ma anche i neandertaliani, che spesso si spostavano fra terreni di caccia estivi e invernali, c'erano altri che invece esploravano dei territori più ampi, ma l'elemento fondamentale è la mobilità. E grazie a questa mobilità, a un certo punto, l'umanità si spinge al di fuori del suo habitat originario, esce dall'Africa e si espande negli altri continenti. Questa è una delle tante mappe che si possono far vedere. Le date che sono indicate, non so se si leggano fino sul fondo, sono un po' un compromesso tra quello che ci dice lo studio dei geni e quello che ci dice lo studio dei fossili e degli oggetti studiati dagli archeologi. Direi che su questa serie di fenomeni siamo tutti quanti d'accordo, anche se ci sono una serie di problemi aperti. Appunto, il primo punto interrogativo riguarda il momento e la modalità della nostra uscita dall'Africa. Quello che vedete in Europa riguarda le conseguenze dell'ibridazione con Neanderthal. Ora, molti sono sicuri che noi ci siamo ibridati, lo sono anch'io. L'incertezza riguarda il fatto che gli effetti di questa ibridazione giungano fino a noi. Ecco, su queste cose io ho parecchi dubbi, ma non ve ne voglio parlare. L'altro punto interrogativo che vedete sulla destra riguarda il fatto che i primi fossili australiani sono molto precoci, tra 50 e 65 mila anni fa. E quindi un'uscita dall'Africa intorno a 70 mila anni fa pone un problema, perché
perché ci sarebbe voluta una grande corsa. Questo è uno dei motivi per cui io penso che forse gli antenati degli australiani sono usciti prima e hanno seguito una rotta diversa. Su questo c'è un dibattito, ci sono dati che al momento è difficile riconciliare. E l'ultimo punto interrogativo riguarda la grande corsa attraverso le Americhe. Nel giro di circa 4-5 mila anni si è passati dagli ambienti estremi ed estremamente difficili dell'Alaska, gelati, attraverso climi sempre più temperati, poi torridi, poi tropicali, ma di nuovo questa corsa è proseguita fino ad arrivare ad ambienti altrettanto inospitali, quelli della Patagonia e della Terra del Fuoco. Su tutti questi temi si sta facendo ricerca. Ci sono delle opinioni, ma su tutte queste cose e altre che non ho il tempo di elencare, la ricerca va avanti. Questo per farvi capire che siamo molto lontani dal poter spiegare tutto quanto, ma anche per farvi capire che abbiamo fatto dei grandissimi passi avanti negli ultimi anni attraverso una serie di scoperte di cui parleremo. Gli effetti della uscita dall'Africa ve li voglio far vedere con una vecchia diapositiva che mi ha dato Ken Kidd, che ha trascorso parecchio tempo qua a Pavia, era un allievo di Luca Cavalli Sforza. E Ken Kidd, che è uomo colto, ha chiesto a un certo punto a un artista di rappresentare la storia dell'umanità in tre diapositive, voi capite che è una sintesi molto molto forte, con la tecnica della pittura puntinista, divisionista, no? Seurat, Signac. Quindi questa mappa, lui la mette tra 150.000 e 100.000 anni fa, è una mappa dell'Africa, chiaramente non stavamo in tutta l'Africa, ma non fa niente, i diversi colori indicano il fatto che comunque a quell'epoca c'era già una diversità nella specie umana, c'erano delle differenze, non eravamo tutti quanti uguali. E i punti sono messi a casaccio con dei colori diversi, ma noterete che nell'angolo in alto a destra ci sono dei punti gialli e dei punti blu. Cosa succede? Succede che questi a un certo punto superano quello che oggi è il canale di Suez, senza saperlo, e si spingono nel vicino Oriente. Mentre altri, i rosa, gli arancioni, i grigi, restano in Africa perché stavano semplicemente più lontani. Quando si spinge nel vicino Oriente, Sapiens trova una situazione che Charles Darwin, che non sapeva niente dei fossili umani, ne conosceva uno per sentito dire, e che non sapeva nulla di genetica, naturalmente, aveva già descritto. Ed è la situazione in cui c'è un vantaggio selettivo. Queste popolazioni entrano in un territorio ricco di risorse, sostanzialmente spopolato, c'era qualche Neanderthal, ma i Neanderthal erano gente per bene e ce ne sbarazziamo senza troppe difficoltà. E allora succede la cosa che Darwin aveva previsto, la mortalità si abbassa, la gente vive più a lungo. E aumenta anche la possibilità di sopravvivenza dei bambini e la capacità di arrivare al momento della riproduzione. E quindi la popolazione cresce, c'è un boom demografico, naturalmente non nel giro di pochi anni, dovete immaginarvelo, in un periodo lungo. E quindi questi individui, vedete i gialli e i blu, che sono usciti nel Levante, nel vicino Oriente, poi sono quelli che colonizzeranno tutto quanto il mondo. Questa visione in cui tutta l'Europa, l'Asia e l'Australia sono gialle e blu è eccessiva. Oggi non vi darei la stessa immagine, però dà l'idea di un dato che è stato riscontrato anche nelle ricerche più recenti. La variabilità genetica di Homo sapiens al di fuori dall'Africa può essere largamente, non interamente, ma largamente interpretata come un sottoinsieme della variabilità africana a cui si sono aggiunte poi di recente delle altre cose. Quindi è difficile parlare di un patrimonio genetico degli africani, perché gli africani sono molto diversi fra di loro, ed è difficile parlare di un patrimonio genetico degli europei, degli asiatici, degli australiani, perché in realtà sono delle propaggini di questo grande albero africano. La sto facendo un po' semplice, però credo che tutto sommato questo ragionamento funzioni. Ma volevo concentrarmi di più sull'Europa in questa chiacchierata, perché sull'Europa abbiamo dei dati, anche derivanti dallo studio del DNA antico, di cui ci parlerà Anna Olivieri tra poco, che ci permettono di farci un quadro abbastanza dettagliato dei movimenti di migrazione che hanno portato alla formazione della popolazione europea. Il primo è quello che abbiamo già descritto, forse 50.000 anni fa, forse un po' di più. Qualcuno esce dall'Africa, sicuramente non è avvenuto in un solo movimento migratorio, ma è utile in qualche modo piazzarci una data, anche se questa data rappresenterà in qualche modo una media tra vari movimenti che sono avvenuti. E sono queste frecce azzurre che si diffondono verso ovest e qui indicate in giallo ci sono le sacche dove abbiamo una presenza di Neanderthal più prolungata. Di fatto, dopo un poco, restiamo solo noi e i Neanderthal non ci sono più. Ora,
Questa prima migrazione ha lasciato delle tracce nel nostro DNA e io le indicherò in azzurro, poi ve le richiamerò. Però urge una spiegazione. Il nostro genoma, cioè il complesso del nostro DNA, è identico perlomeno per l'80% in tutti noi. Quel 20% in cui il genoma è variabile, in realtà è largamente rappresentato da delle varianti del DNA presenti solo in pochi individui, in una famiglia, in una popolazione. Per cui se prendete due individui, anche molto lontani fra di loro, di due continenti diversi, mediamente trovate che le loro differenze sono dell'ordine dell'1%. Quindi non è vero che il 99% del DNA sia identico, ma è vero che la differenza media fra due di noi è poco superiore all'1%. Quindi quando io vi rappresenterò i genomi con delle masse di colori diversi, non vuol dire che individui diversi hanno dei DNA completamente diversi, ma semplicemente che nella piccola parte del DNA in cui ci sono delle differenze, riconosciamo che queste differenze sono nette. E le differenze legate a questa prima ondata migratoria le indicherò in azzurro, poi comunque il colore ve lo ricordo. Intorno a 10-12.000 anni fa succede quella che secondo Colin Renfrew, un grande archeologo inglese, è stato l'evento più importante della storia dell'umanità. Da cacciatori e raccoglitori incominciamo a produrre il cibo. Ed è un evento così importante che si segna lì convenzionalmente il passaggio fra la vecchia età della pietra, il paleolitico, ed il neolitico, la nuova età della pietra, il momento in cui si produce del cibo. E ci sono state in Europa due direzioni principali di diffusione dell'agricoltura. E vedrete tra un attimo che possiamo dire con una certa sicurezza che non si è trattato di uno spostamento di idee, oggi Marta Arzarello citava questo dilemma, ma si è trattato veramente di uno spostamento di gente, anche se naturalmente nella realtà saranno successe un po' tutte e due le cose. Sono quella fascia bruna e quella fascia azzurra che a partire dall'Anatolia 8500 anni fa vediamo diffondersi verso ovest e verso nord. E questa la indichiamo in arancione. E poi c'è stato un ulteriore movimento migratorio di cui troviamo traccia ancora nel DNA che parte dalle pianure dell'Ucraina, di cui oggi si sente spesso parlare per altri motivi, e si dirige verso il centro dell'Europa. È uno schema. Sarà successa molto più roba naturalmente, ma questi sono i grandi processi di cui possiamo trovare con una certa chiarezza traccia nel DNA. Il movimento neolitico lo indico in arancione, il movimento successivo dell'età del bronzo l'ho indicato in verde. Bene, questo è un uomo del neolitico, e forse il più famoso uomo del neolitico in Italia, Ezzino, l'uomo dei ghiacci del Similaun. L'hanno trovato in un ghiacciaio per lo scioglimento dei ghiacci nelle Dolomiti, al confine fra Italia e Austria, e il ghiaccio ha preservato così bene le sue cellule che è stato possibile ottenerne un DNA di alta qualità che siamo riusciti a leggere. Ötzi è vissuto intorno a 5.000 anni fa, quindi verso la fine del Neolitico, quando già cominciava l'età del rame. Se rappresentiamo, ecco, il suo DNA, lo vedete in basso, Iceman, in relazione ai tre movimenti migratori che vi ho indicato prima, l'arancione è il Neolitico, vi ricordate, l'azzurro è la prima ondata dall'Africa e il verde è quella successiva, il genoma di Ötzi è un genoma chiaramente molto neolitico. Molto neolitico. Si può fare la stessa analisi in varie popolazioni moderne facendo poi la media di diversi individui. E qui vi presento soltanto una parte del grafico in cui si vede una cosa chiara però, che se partite dal sud, Sardegna, Albania, Grecia e andate verso il nord dell'Europa, questa componente neolitica si riduce di frequenza, mentre aumenta proporzionalmente di frequenza quella componente verde che abbiamo attribuito alle migrazioni dalla regione dell'Ucraina. E le tracce del genoma dei primi europei, quello azzurro, rimangono lì residuali. La cosa interessante è che tra tutte le popolazioni europee, quelli che somigliano di più a Ötzi sono, come vedete, i sardi. E questo apre un problema, allora, ma vorrà dire che i sardi sono i discendenti di Ötzi? O magari vorrà dire che Ötzi veniva dalla Sardegna? Ecco, insomma, per fare un po' di chiarezza, allora, ho deciso di concentrarmi su questo passaggio, sul momento in cui l'umanità incomincia a produrre il cibo, cosa che nel vicino Oriente e poi in Europa è successa a partire da 10.000 anni fa. Cosa vedete in questa diapositiva? Beh, in alto delle cose che conoscete bene, sono delle spighe di mais, le chiamiamo pannocchie, ma tecnicamente se c'è un botanico ci dirà che sono spighe. Quello che è sotto è la stessa roba, quelle piccole spighe scure.
È la stessa roba, ma in realtà questa è una pianta che cresce spontanea in Messico, nella regione di Oaxaca, e che fino a quando non si è cominciato a studiare il suo DNA veniva attribuita non solo a una specie diversa, ma addirittura a un genere diverso dal mais, il teosinte. Il teosinte in realtà è l'antenato del mais, ma appartiene alla stessa specie, differisce dal mais in 5 regioni precise del DNA, la vedremo dopo, e il cambiamento che è avvenuto da queste spighette piccole con dei chicchi dalla pellicola molto grossa, che quindi era difficile schiacciare, semi che cadevano a terra quando maturi, quindi andavano raccolti da terra, alla pannocchia di adesso, invece che questi semi con una pellicola molto sottile, che è facile da schiacciare, in cui tutti i semi rimangono attaccati e quindi basta raccogliere la pannocchia per raccogliere tutto quanto, tutto questo è frutto di una manipolazione genetica che è cominciata con il Neolitico ed è andata avanti attraverso le migliaia di anni. Quindi qui abbiamo la stessa pianta prima e dopo il trattamento di modificazione genetica. Dal Neolitico in poi noi produciamo organismi geneticamente modificati, insomma c'è poco da fare. Quindi a parte le fragole del bosco, a parte le pernici che abbattete nelle vostre battute di caccia, tutto il resto delle cose che mangiamo sono OGM. Come abbiamo cominciato a produrre gli OGM? Questa è una storia interessante, in realtà chiarita fino dalla metà del Novecento da un grande genetista russo che si chiamava Vavilov, che si rende conto che ci sono dei centri di origine, centri di addomesticazione delle piante, in cui la diversità genetica di queste piante è massima e da cui poi si è diffusa la coltura. E tutto questo è confermato dai dati archeologici, dal ritrovamento di semi, grandi concentrazioni di semi, attrezzi per l'agricoltura e recipienti. Perché i nostri antenati, cacciatori e raccoglitori, qui forse comincio a dare una risposta a una domanda che Paolo Mazzarello ha fatto questa mattina, i cacciatori e raccoglitori non avevano mai abbastanza cibo da doversi porre il problema di conservarlo. Oggetti per conservare il cibo, la ceramica, compaiono con il Neolitico, con l'agricoltura. Ma non finisce qui, Paolo, dopo ci ritorniamo. Fatto sta che nelle regioni che vedete cerchiate in rosso, che sono i centri di diffusione dell'agricoltura, abbiamo la dimostrazione che sono state addomesticate tantissime piante. Nel Medio Oriente, vedete, c'è l'orzo, c'è una forma di grano, i fichi, i piselli, i ceci. In Cina, qualche millennio più tardi, intorno a 8.000 anni fa, un sacco di frutta, per esempio i mandarini, le melanzane e così via. E poi ci sono due centri importanti di domesticazione delle piante più recenti, intorno a 6-4.000 anni fa, nel Centro America e nel Sud America. Attraverso tutti questi processi si è sviluppata una società diversa, una società appunto basata sulla produzione del cibo e sull'allevamento degli animali, perché anche la storia dell'allevamento degli animali, quindi della domesticazione degli animali, avviene più o meno negli stessi periodi, più o meno negli stessi posti. Quindi capirete che mi è venuta voglia di parlarvi un po' in dettaglio di tutto quello che è successo in questa fase, anche perché il punto di partenza è un fenomeno migratorio. E le basi di questo fenomeno migratorio, tanto per cambiare, sono state chiarite a partire da Pavia e quindi mi sembra giusto in qualche modo parlarne, no? Le migrazioni neolitiche. Quello che si sapeva, questa è una mappa recente, ma quello che si sapeva fin dagli anni 60 è che se mettete in una mappa le date di più antiche evidenze di attività agricole, che sono appunto grandi concentrazioni di semi, attrezzi per l'agricoltura, se si sono conservati, e contenitori, trovate che l'agricoltura si è diffusa a partire dal sud-est, dalla mezzaluna fertile cosiddetta, attraverso l'Anatolia, verso ovest e verso nord dell'Europa. E come si diceva questa mattina, questo fenomeno può essere dovuto al fatto che uno vede quello che sta un po' più in là, che sta coltivando i campi, e dice: accidenti, adesso mi metto a farlo anch'io perché la cosa mi piace, e quindi l'idea viaggia, oppure perché si sono spostati gli agricoltori, i contadini. Naturalmente nella realtà sarà successo un po' l'uno e un po' l'altro, però ha senso chiedersi quale sia stato il fenomeno principale. E chi se l'è chiesto prima di tutti, nella maniera più seria, è stato appunto Luca Cavalli Sforza con Paolo Menozzi e Alberto Piazza, i quali sono riusciti nel 1978 a trovare un sistema per rappresentare su una mappa come rappresentiamo le montagne, le valli in marrone e in verde, le frequenze di tanti geni, di quelli che si potevano studiare all'epoca. E sono riusciti, loro disponevano di uno schermo, all'epoca i computer non avevano lo schermo e producevano della carta
in cui si stampavano i risultati, Antonio se la ricorda, questa fase qui, loro avevano un computer con lo schermo, ci hanno messo davanti una macchina fotografica con la pellicola, hanno scattato la foto e hanno pubblicato questa foto sulla copertina di Science perché era un risultato straordinario. Questa mappa, se vedete, assomiglia molto alla mappa precedente, o meglio, lo si vede meglio se le confrontiamo la mappa precedente con una versione un po' più raffinata della mappa sempre di Luca Cavalli Sforza e dei suoi collaboratori. Allora il ragionamento è stato, c'è un evidente parallelismo tra la distribuzione dei geni in Europa e la diffusione dell'agricoltura. Se l'agricoltura si fosse diffusa per via principalmente culturale, non dovrebbe aver avuto nessun effetto sui geni. Quindi se i geni stanno così in fila, qualcosa l'ha messa in fila, deve essere stato un processo migratorio. E siccome, dice Cavalli Sforza, dopo il Neolitico, non abbiamo prove di nessun movimento migratorio così massiccio da aver interessato l'intero continente europeo. Abbiamo dimostrazioni di tantissimi piccoli processi migratori, ma nessuno su questa scala. Allora, la mappa dei geni spiega la mappa dell'agricoltura. L'agricoltura si è diffusa perché sono migrati i contadini neolitici. Naturalmente non è così semplice. Oggi in Italia abbiamo più di un milione di migranti rumeni, ma non c'è un gradiente ordinato che va dalla Romania attraverso la Serbia, la Bosnia, la Croazia, fino in Italia. Ci vuole un meccanismo un po' più complesso e qui vengo alla domanda sollevata da Paolo Mazzarello stamattina. Immaginiamoci un modello molto semplice in cui ci sono in tutto quattro popolazioni, sono messe in fila. Quella di destra, vedete, è azzurra per due motivi. È azzurra intanto perché deve essere un po' diversa dalle altre geneticamente. Se fosse identica alle altre geneticamente, ogni movimento migratorio non produrrebbe conseguenze, non ce ne renderemmo conto. Ci sarebbe la migrazione, ma non saremmo in grado di rendercene conto. Quindi ci vuole qualche differenza di partenza. E in secondo luogo sono azzurri perché sanno praticare l'agricoltura. Hanno una tecnica di sostentamento più avanzata degli altri, che produce più roba da mangiare. E quindi, come abbiamo detto prima, la popolazione cresce. La popolazione cresce, ma c'è un limite a tutto. E il limite, in questo caso, è dato dal territorio coltivabile. È la capacità portante del territorio in termini tecnici. Cosa succede quando si raggiunge questa capacità portante? Beh, quello che succede è che si cercano altri campi da coltivare. Ma in questo modello che vi presento le popolazioni sono una staccata dall'altra, quindi non si può procedere per gradi. Quello che succede è c'è una migrazione al posto successivo. È un nostro modo per rappresentare un fenomeno che sarà stato più continuo, più graduale. Questo movimento migratorio, dalla prima alla seconda popolazione, ha due conseguenze. La prima non è tanto importante. La popolazione che ha ricevuto dei migranti cresce un po' di numero, perché quando arriva qualcuno si diventa di più. Ma la seconda conseguenza è molto importante. Nel modello di Luca Cavalli Sforza e di Hammermann, che è l'archeologo che l'ha accompagnato, i due gruppi non si fondono. Condividono lo stesso territorio, ma i cacciatori e i raccoglitori continuano a cacciare e a raccogliere. I contadini invece seminano i campi e crescono di numero. E in questo modo crescono anche i loro geni. E quando si raggiunge la capacità limite della seconda popolazione, la si è raggiunta perché sono cresciuti quelli azzurri, non quelli gialli. E quindi in questo modo, un passaggio alla volta, si riesce a costruire questa distribuzione ordinata, a gradiente, questo grande piano inclinato che sinteticamente rappresenta la variabilità genetica degli europei. Questo meccanismo è stato chiamato di diffusione edemica, ma in realtà ha avuto una serie di conseguenze a tanti livelli diversi e adesso cercherò di descriverne qualcuno. Prima di tutto, dicevamo prima che i cacciatori e raccoglitori sono nomadi o seminomadi, ma quando si coltiva un campo bisogna fermarsi, almeno per il tempo necessario, alle cose che abbiamo seminato per essere raccolte. E quindi si formano i primi villaggi, e poi questi villaggi a volte crescono e diventano delle città. Questa è Çatalhöyük in Turchia, che è considerata la prima città neolitica documentata. E le città sono delle grandi aggregazioni umane. È vero, come si diceva stamattina, che se per esempio si diffonde un patogeno, è molto più facile trasmetterselo in una città, lo sappiamo bene in questi anni post-Covid. Ma è anche vero che le città sono delle entità organizzate. Sono delle entità organizzate in cui dopo un po' ci sarà quello che è specializzato a coltivare i campi, ma c'è anche quello che è specializzato a portargli l'acqua, c'è quello che è specializzato a produrre gli attrezzi, e poi siccome il mondo è pieno di cattive persone ci vorrà qualcuno che difenda la città, e in cima a questa struttura sociale che si va differenziando ci sta un gruppo dirigente, a volte sacerdoti, a volte sono invece dei militari, che reggono il tutto.
E questo è documentato dalle opere dell'epoca, questo naturalmente un po' più tardi, è un rilievo, un fregio sumero, in cui ci sono riconoscibili quelli che coltivano i campi, quelli che allevano gli animali, quelli che difendono la città. Si creano le strutture che sono alla base della società contemporanea. E naturalmente cambia l'alimentazione, siamo proprio partiti da lì, cambia l'alimentazione e nel giro di tante generazioni, a partire da varietà vegetali, lo stesso discorso varrebbe anche per gli animali, che ci piacciono ma che hanno tante caratteristiche che non funzionano, si selezionano un po' alla volta, attraverso la tecnica tipica della genetica, che è quella di fare degli incroci, delle varietà che sono sempre più vicine alle nostre esigenze, che durano più a lungo, che hanno un maggior contenuto di calorie, che sono più piacevoli da mangiare, che sono più grandi e così via. Ecco, questi sono alcuni dei risultati miracolosi del passaggio del Neolitico. Quello di sinistra l'avete già visto, il teosinte e il mais. Gli altri due li riconoscete? Sono delle piante che fanno parte della vostra alimentazione, della vostra dieta. Non li riconoscete, per forza, le ho scelte apposta per non farle riconoscere. Quella che c'è in alto a destra è una banana. E le banane originariamente erano piene di semi dappertutto, quindi bisognava andare a sputare in continuazione quando si mangiava una banana. Adesso abbiamo ottenuto delle banane che sono perfettamente senza semi. E quella di sinistra è la melanzana, che cresce ancora spontanea in Asia, ma sono dei frutti molto molto piccoli e mi dicono dal sapore non particolarmente attraente. Tutto questo è ingegneria genetica ed è stata messa in atto attraverso una serie di incroci che adesso vi racconto in maniera molto schematica. Naturalmente chi faceva questi incroci non si rendeva conto delle basi genetiche di quello che faceva, aveva una esperienza empirica. E qui ho indicato sotto forma di cromosomi, spero che questa rappresentazione non imbarazzi nessuno, come può essere andata. Supponete di avere una varietà di piante di elite, rappresentata da quei due cromosomi sulla sinistra, e quelle regioni azzurre sono le regioni del DNA che danno a questa varietà d'elite le sue prerogative. E quello è il motivo per cui la compriamo. Ma gli manca un'altra cosa, gli manca quella roba azzurra che c'è negli altri cromosomi. C'è un'altra varietà che fa una cosa meglio, per esempio ha più zuccheri. Solo che quest'altra varietà ha tutta una serie di geni svantaggiosi, indicati in marrone. E allora cosa fanno i primi agricoltori? Fanno un incrocio. E nell'incrocio, naturalmente, la varietà ibrida prenderà un cromosoma da un genitore, un cromosoma dall'altro. Dopodiché si gioca alla grande lotteria della ricombinazione. Questi cromosomi si scambiano tratti di DNA ad ogni generazione e quindi la speranza è che prima o poi, incrociando ripetutamente con la nostra varietà di elite questi ibridi, un po' alla volta riusciamo a portare i pezzi azzurri tutti insieme e ad avere quindi una varietà d'elite con qualcosa di meglio. Aggiunto, quanto tempo ci vuole? Non lo possiamo dire, perché il processo di ricombinazione non lo controlliamo. Ci possono volere decine di generazioni, oppure centinaia, oppure anche migliaia di generazioni. Ricordiamocene, perché dopo vi faccio vedere come tagliare via tutti questi passaggi. Ecco, questi che vedete sono i cromosomi del mais e del teosinte, appunto, da cui abbiamo scoperto che sono la stessa roba, che sono la stessa specie. Ci sono 5 regioni in cui ci sono delle differenze, e sono le 5 regioni in cui i vecchi biotecnologi, gli agricoltori del Messico, a furia di incroci, sono riusciti a portare delle novità genetiche che permettono appunto una produzione più massiccia e delle piante più facili da raccogliere e quindi da utilizzare. Adesso, se mi permettete, farei un breve excursus, perché questa storia non finisce qui. E lo faccio perché questo piccolo inciso che vi sto facendo sottolinea quanto sia importante la scienza di base, anche quando abbiamo in testa delle finalità molto concrete, molto commerciali. Si crede, e lo si vede nei bandi dell'Unione Europea, nei bandi di finanziamento, che una stretta collaborazione tra scienziati e industrie sia la garanzia migliore per portare a dei risultati. Bene, questo è l'esempio contrario. E nasce dalla curiosità di un microbiologo spagnolo, si chiama Mojica, per i batteri del terreno. A lui piacevano i batteri del terreno. E io immagino che tanti suoi colleghi gli avessero detto ma buttati sui batteri patogeni, sono quelli che ti permettono di avere dei finanziamenti in ambito medico. Insomma, Francisco Mojica si rende conto che in batteri molto diversi fra di loro come potremmo essere diversi noi da un ciclamino, quindi in regni molto diversi, ci sono delle unità ripetute. Ci sono dei gruppi di una ventina, una quarantina di nucleotidi nel DNA
che sono intervallati regolarmente e nei pezzi in mezzo c'è il DNA di virus. Bizzarra questa cosa qua, no? Strana. Lui chiama questi pezzi intervallati fra di loro CRISPR, è un acronimo che adesso non mi ricordo, R mi ricordo vuol dire regularly spaced, insomma. E poi si rende conto che in realtà il batterio utilizza questa cosa, questa risorsa, per riconoscere i virus che lo possono attaccare. Quindi, quando un batterio ha un primo contatto con un batteriofago, con un virus, ci sono due possibilità. Il batteriofago uccide il batterio, fine della storia, oppure il batterio sopravvive, ma allora trattiene un pezzo di DNA del virus e se venisse riattaccato quel batterio lì, o uno dei suoi discendenti, dallo stesso virus, lo riconoscerebbe e farebbe a pezzi il suo DNA. E questa scoperta, dettata esclusivamente dalla curiosità di un naturalista, a un certo punto finisce in mano ai biotecnologi, a gente che dice ma proviamo a farlo noi questa cosa qua, proviamo a vedere se in laboratorio riusciamo a fare la stessa cosa. Ed è la tecnica dell'editing genomico che ha portato 2 anni fa al Nobel per la chimica Emmanuel Charpentier e Jennifer Doudna. Oggi questa tecnica del CRISPR permette di modificare in maniera molto precisa e molto specifica un genoma in un punto da noi scelto. Ha delle grandissime prospettive di applicazione alla salute umana, come potete immaginarvi, anche se le complicazioni sono molto molto grandi, ma è stato utilizzato direttamente sulle piante dove abbiamo meno scrupoli, perché l'editing genomico permette di saltare tutti i passaggi intermedi e di arrivare direttamente alla fine. Quindi questa storia di manipolazioni genetiche cominciata nel Neolitico ha avuto degli importanti progressi di recente. Naturalmente restano aperte una serie di domande di natura bioetica su quando e come sia lecito utilizzare questa tecnica, peraltro potentissima. 2 parole sulla pigmentazione, perché appunto parlavamo di radici, noi siamo gli europei con la pelle bianca, vero? Sì e no, sì e no, sì e no. Per confutare questa teoria vi porto a Cheddar in Inghilterra, località a tutti nota per i suoi formaggi. Formaggi che vengono fatti stagionare in grotte e nelle grotte naturalmente oltre al formaggio che ci mettiamo noi a volte si scopre qualche cosa di interessante. E qui vedete in mano un giovane Chris Stringer un cranio che è stato trovato a Cheddar, appunto in Inghilterra, e che è stato datato a 10.000 anni fa. Stamattina si parlava di quanto gli inglesi ci tenessero ad avere il primo essere umano, no? Così. Ci tenevano anche ad avere il primo europeo, quindi c'è stato un dibattito su quanti anni avesse Cheddar. In realtà ne ha 10.000, e allora hanno concluso che è il primo umano di cui esiste uno scheletro completo. Quindi il loro record l'hanno ottenuto. Vedete che ha fatto una brutta fine perché gli hanno dato due mazzate in testa. È una figura così importante nella storia naturale inglese che nel 2000 al Museo di Storia Naturale di Londra ne hanno fatto una ricostruzione tridimensionale, certi artisti, che è questa qua. Nel frattempo però abbiamo messo a punto delle tecniche che permettono di dedurre, con un certo margine di errore, la pigmentazione delle persone. È un tratto complesso, ci sono circa almeno 70 geni che regolano il colore della pelle, degli occhi e dei capelli. Ma abbiamo delle applicazioni di intelligenza artificiale che ci permettono non solo di stimare sulla base dei geni appunto queste pigmentazioni, ma anche di sapere che margine di errore abbiamo, e questo è molto importante. Le cose che vi dico si riferiscono a studi fatti quando il margine di errore era dell'ordine del 4%. Bene, sulla base di questi studi, l'uomo di Cheddar in realtà ha questo aspetto qua. E come vedete la forma del viso, il naso, eccetera, sono rimaste le stesse. L'acconciatura dei capelli, beh, lì ci ha dovuto mettere del suo l'artista perché c'era poco da fare. La differenza fondamentale è nella pigmentazione della pelle, molto scura, e negli occhi azzurri, una combinazione che oggi è altamente insolita. Qualcuno, chissà se per motivi scientifici o per motivi di natura diversa, ha detto vabbè, ma questo qua, ma forse non era inglese, in fondo gli hanno spaccato la testa, forse era uno schiavo, così. Però quello che sappiamo e che fino a qualche tempo fa conoscevamo 5 campioni dal Lussemburgo, dalla Spagna, e dalla Danimarca. Quello della Danimarca è un campione straordinario, perché forse qualcuno di voi lo saprà, non abbiamo neanche un resto fossile di questa donna di Syltholm, ma abbiamo un chewing gum che ha masticato, in cui è rimasta traccia non solo del suo ultimo pasto, ma anche del suo DNA, in condizioni così buone che è stato possibile dedurne quello che sto per dirvi. Bene, di questi 5 campioni, tutti e 5 avevano la pelle nera, 4 avevano gli occhi azzurri. Quindi fino a 10.000 anni fa, o addirittura 5.700 anni fa, nel nord, c'erano le pelli scure e gli occhi chiari.
Qualcosa è cambiato evidentemente nel corso del tempo. Come può essere andata? Ancora una volta c'entra la diffusione demica del Neolitico. Vi faccio vedere un lavoro che stiamo facendo adesso nel mio laboratorio con Gloria Gonzalez Fortes. Abbiamo raccolto una serie di campioni più ampi e questo che vedete è la fotografia migliore che possiamo dare in questo momento della pigmentazione nell'epoca appunto fine del Paleolitico, inizio del Mesolitico. I pallini scuri sono quei cinque che avete visto prima, Syltholm ancora non c'era. Vedete che in Svezia c'è un pallino più chiaro, quindi c'era qualcuno che aveva una pigmentazione già più chiara, non era tutto quanto uniforme. Come al solito, quando se ne sa poco, queste situazioni sembrano semplici, più ne sappiamo e più invece emerge un fenomeno complesso che le ha generate. Ma la domanda è come mai allora una popolazione che aveva largamente, se non esclusivamente, la pelle nera e gli occhi azzurri si è trasformata nel giro di poco tempo in una popolazione con la pelle più chiara? Beh, la spiegazione che ci diamo è legata al fatto che nella regione del Caucaso troviamo già 15.000 anni fa qualcuno con la pelle chiara. E questo qualcuno che stava nel Caucaso è geneticamente imparentato, anche questo ce lo dice il DNA, con i primi agricoltori che sono venuti in Europa. E quindi il quadro che ci possiamo fare è che prima dell'origine dell'agricoltura ci fosse questa popolazione europea di cacciatori e raccoglitori, vedete, cerchiati da un segno marrone perché avevano la pelle scura. Poi, col Neolitico, arrivano lungo il Danubio e lungo le coste, secondo le due direttive fondamentali, questi primi agricoltori. E questi primi agricoltori hanno le pelli bianche e gli occhi scuri, che sono tipici soprattutto del sud Europa. Arrivati intorno a 6.000 anni fa sono rimasti soltanto loro, i cacciatori e raccoglitori sono stati incorporati nelle popolazioni degli agricoltori e siccome delle pigmentazioni più chiare alla bassa esposizione solare permettono un miglior utilizzo della vitamina D, allora è stata una combinazione di fenomeni migratori e di fenomeni selettivi che ha portato all'affermarsi delle pelli chiare. E poi arrivano dall'Ucraina, ma se guardate bene c'è un segnetto che separa la Sardegna dal resto d'Europa, perché quella migrazione in Sardegna ci arriva poco o non ci arriva. E quindi la spiegazione del dilemma da cui siamo partiti, come mai Ötzi assomiglia ai Sardi? Ötzi assomiglia ai Sardi perché Ötzi è un uomo del Neolitico e in Sardegna l'assetto genetico della popolazione è rimasto sostanzialmente congelato all'epoca neolitica, migrazioni successive hanno cambiato poco, naturalmente non in tutta la Sardegna, se andate in Costa Smeralda vi renderete conto che non è andata così, questi discorsi vanno presi con un grano di sale. L'ultima cosa di cui vi voglio parlare sono le lingue. Perché qui si sono messi insieme due filoni di ricerca che hanno proceduto per molto tempo indipendentemente l'uno dall'altro e anche in sostanziale polemica l'uno con gli altri. Però ci sono dei dati interessanti. Vi ricorderete che abbiamo detto che dal punto di vista genetico no, la mappa dell'Europa è molto semplice, è un piano inclinato con un massimo nel vicino oriente e un minimo nel nord e nell'ovest. Anche dal punto di vista delle lingue, ci sono delle fortissime somiglianze fra quasi tutte le popolazioni europee. Io ho scelto la parola mamma, forse perché sono diventato papà di recente, quindi ho trasporto per queste cose. No, l'ho scelta perché è quella che si adatta meglio, scusatemi, al discorso che voglio farvi. E vedete, tutte le lingue indicate in rosso sono lingue in cui la radice della parola è la stessa. Fanno eccezione la Finlandia, l'Ungheria, l'Albania è un caso a parte, e la Turchia. Sono le regioni dove si parlano delle lingue non indoeuropee in Europa. E quindi la domanda è se a questa grande uniformità genetica corrisponde anche una grande unità linguistica. È possibile che le cose siano andate insieme? Oppure è un caso? La spiegazione prevalente per molto tempo era dovuta al lavoro di questa archeologa sovietica, in realtà lituana di nome come vedete, Maria Gimbutas, che si basava sulla diffusione di un certo tipo di sepoltura a tumulo che si chiama Kurgan. Secondo Maria Gimbutas l'origine dell'indoeuropeo è nelle pianure appunto dell'attuale Ucraina e tutte quelle frecce le ha disegnate lei per definire i movimenti migratori che avrebbero portato l'indoeuropeo in giro per l'Europa e per l'Asia. Ora, il problema è che di queste migrazioni nessuno ha trovato traccia se non di alcune. E allora, qualche anno fa, un grande archeologo inglese che ho già nominato, Colin Renfrew, dice «Ma perché inventarci tante migrazioni quando ne abbiamo a disposizione una che potrebbe andare bene?» E lui dice «Probabilmente è successo quello che
abbiamo descritto quando abbiamo parlato della diffusione dell'agricoltura. Questi primi agricoltori parlavano un proto-indoeuropeo e l'hanno portato verso ovest e verso nord. Questa mappa di Renfrew spiega anche come mai la diffusione endemica sia avvenuta dall'Anatolia verso ovest, perché a est c'erano altre popolazioni che già praticavano l'agricoltura e che quindi non offrivano campi disponibili, ma da queste popolazioni sono partiti altri rami e così via. L'ipotesi è un po' più complessa di così. Quindi ci sono due ipotesi in competizione. Questa competizione non si è svolta sempre secondo criteri che andrebbero bene ad Andra Meneganzin, perché si sono usati degli argomenti molto strani, per esempio l'idea che associato a certi geni ci siano certe lingue, insomma, le lingue indoeuropee. Questo è un argomento che viene presentato spesso dal gruppo di David Reich. Però ci sono delle analisi linguistiche serie, e la più seria di tutti mi sembra che l'abbia fatta Russell Gray, che è un biologo evoluzionista neozelandese, che adesso dirige un istituto Max Planck di ricerca storica a Iena. E Russell Gray ha preso in considerazione un vasto numero di parole delle lingue indoeuropee e esattamente con le stesse metodologie statistiche con cui si cerca di individuare, sulla base della diversità genetica, il punto di radiazione di una specie, ha trovato la probabilità che il punto più probabile di diffusione dell'indoeuropeo, che è quella regione dell'Anatolia che vedete indicata in rosso, in cui secondo i suoi calcoli, 9500 anni fa, sulla base della diversità linguistica, si parlava il proto-indoeuropeo. Questo articolo non è la fine del mondo, per esempio un'obiezione che si può fare è che le lingue non sono soltanto un elenco di parole, ma hanno anche una struttura grammaticale, sintattica, e anche questi elementi possono essere presi in considerazione. Ve lo dico perché ci stiamo lavorando, per cui questa sarà una cosa su cui speriamo di dire qualche cosa di preciso in futuro. La cosa interessante è che, secondo l'analisi di Russell Gray, che nessuno ha mai smentito, l'origine dell'indoeuropeo in Anatolia è, vedete, fra 159 e 175 volte più probabile che nelle steppe pontiche. Lo stato dell'arte nella ricerca linguistica è questo, negarlo mi sembra un po' difficile. E quindi siamo partiti dalle radici, sono nel tempo, siamo partiti dalle radici, torniamo alle radici. Appunto, le radici sono una cosa importante, ognuno di noi pensa di averne un po' di qua, un po' di là. Quello che pensiamo di noi stessi effettivamente ha un peso nella nostra psicologia e nel modo in cui ci rapportiamo agli altri. Però ecco, nell'usare questa metafora non dimentichiamoci che le cose non stanno così. Fate un semplice esperimento, guardate in basso, quello che troverete non sono radici ma sono piedi e gambe. E piedi e gambe, a quanto pare, sono serviti all'umanità e forse anche alle forme preumane di cui abbiamo parlato stamattina, soprattutto per fare una cosa, per andare in giro, per migrare, per spostarsi in altri posti. Grazie.